Presidente Paolini, si parla di mobilità sostenibile su due ruote in un giorno in cui parte anche la nuova segnaletica qui all'aeroporto d'Abruzzo. Sì, la nuova segnaletica interna, completa, veramente molto bella, con pannelli modernissimi e che permetterà agli stranieri, agli italiani, agli abruzzesi, passeggeri di questo aeroporto, che oramai hanno superato i 670.000, come sapete, ci avviamo verso i 700.000, di poter muoversi con velocità e precisione, perché è chiaro che uno straniero che arriva e deve prendere una macchina o andare nei servizi igienici o andare alla salamica o andare nella business, se non ha dei rapidissimi tabelloni che segnalano le direzioni, verrebbe in qualche modo trattenuto un tempo inutile. Come capite sono cose elementari, ma sono cose elementari che insieme alla salamica, ai servizi igienico-sanitari e a tutto il resto l'aeroporto d'Abruzzo doveva modernizzare e fare rapidamente, quindi siamo molto contenti per questo. L'assessore Febbo auspica di arrivare al traguardo del milione di passeggeri per rendere la Saga autonoma. Beh sì, noi già dall'incontro con Marsilio io avevo detto al Presidente che l'obiettivo è possibile, che personalmente con il Consiglio di Amministrazione abbiamo una strategia in questo senso e che in un anno e mezzo potremmo portare l'aeroporto a un successo che aspetta da 20 anni. Naturalmente tutti devono sapere che nessuno atterra gratis in aeroporti come questi, che non sono né Fiumicino né Malpensa, quindi a fronte di una strategia che noi abbiamo ci vogliono degli investimenti. Col Presidente della Regione e la Giunta regionale stiamo ragionando, se ci saranno questi investimenti e a noi sarà data la possibilità di sperimentare questa strategia, io sono abbastanza ottimista che potremmo avere questo risultato in un anno e mezzo. A breve si prevedono altri collegamenti aerei, Presidente? Stiamo lavorando per avere un'ulteriore ripresa del Nord Europa, su cui oramai abbiamo moltissime linee, però vorremmo una linea sul Nord Europa che va a Svezia, Danimarca invece che al nord della Germania. Dobbiamo assolutamente trovare un partner per Torino, visto che Blue Air è andata via e ha lasciato scoperto un ganglio, perché noi abbiamo la più grande struttura, diciamo, di derivazione Fiat d'Italia, cioè la Fiat Peugeot di Atessa, la Sever Peugeot, e poi abbiamo in mente qualcosa di transoceanico sulla quale però stiamo lavorando con l'aeroporto di Bologna e altri aeroporti per vedere come costruire una strategia per quanto riguarda Stati Uniti d'America o anche Canada. Grazie.